Cassino città turistica, ora è davvero realtà. Sono state consegnate infatti nelle strutture ricettive le guide tascabili multilingue, utili per proporre percorsi enogastronomici a base di prodotti tipici e le brochure con tutte le informazioni sui percorsi della memoria. Installati inoltre anche i cartelli informativi accanto a tutti i luoghi di interesse turistico dotati di QR code. Il progetto turistico era stato presentato e vinto dall'amministrazione comunale di Cassino, che nei mesi scorsi aveva risposto ad un bando promosso dalla Regione Lazio. Ora quell'idea prende forma. Io credo che sia un ottimo e valido aiuto per colui o coloro che vengono qui in città e vogliono documentarsi su quello che c'è da fare e da vedere nella nostra città e nel nostro territorio. Crediamo in questa opera. E soprattutto crediamo che Cassino possa diventare davvero una città turistica. 12 cartelloni informativi posizionati davanti ai monumenti più importanti della città. Una cartellonistica turistica che permetterà per la prima volta all'interno della città di Cassino di accogliere adeguatamente i turisti, non solo italiani ma anche internazionali. Infatti abbiamo predisposto una cartellonistica in 12 punti della nostra città, in italiano, inglese e francese. Attraverso il QR code c'è la possibilità di sentire anche le informazioni turistiche acusticamente, quindi è un'occasione importante per la nostra città. Cassino mette in risalto tutte le sue bellezze. Tra le varie guide ce n'è anche una dedicata ai percorsi della memoria. C'è una brochure in cui sono appunto illustrati tutti i principali luoghi della battaglia, non solo nel territorio di Cassino, si fa riferimento anche a Mignano Montelungo, San Pietro Infine, e sono indicati anche delle proposte di visita di una giornata oppure per un weekend, cosa vedere sul tema della battaglia appunto a Cassino in un giorno oppure in due giorni.